Di destra in Italia non c'è solo quella rimasta nel solco di Berlusconi. Tutta quanta, però, ha la vocazione a riconoscersi in un capo forte, o almeno così noi credevamo. Oggi siamo alla Maratona di Roma, Casa Pound Italia ormai da 2 anni sta combattendo la sua battaglia per riportare a casa i nostri soldati ingiustamente detenuti in India. Ritorniamo ai nostri soldati! Noi siamo un movimento piuttosto radicale, siamo nati sulle barricate dell'emergenza abitativa, abbiamo occupato 20 palazzi nella città di Roma. Comunque siamo un movimento molto, molto diverso da quella che è tutte le destre italiane o la destra di governo, e anche perché poi il termine destra ci sta molto molto stretto. Noi il berlusconismo, diciamo, lo ricordiamo perché ricordiamo solo lui al governo, no? Dal 94, ho 24 anni e quindi ricordo veramente quasi solo lui. Per noi non è stato un leader. Sicuramente è una figura storica, politica degli ultimi 20 anni italiani, ma questo lo riconoscono tutti, penso. Noi personalmente come Casa Pound abbiamo un nostro leader, abbiamo i nostri capi, i nostri dirigenti in cui ci riconosciamo. Ho 22 anni, da 2 anni rivesto la carica di senatore accademico qui all'interno dell'Ateneo. Abbiamo raggiunto il primo degli eletti circa 2 anni fa con 1107 voti in tutto l'Ateneo. Berlusconi non ha rappresentato quello che vorrei rappresentasse un leader. Forse è l'unico leader di massa che abbia conosciuto l'Italia da 40 anni a questa parte. Non sogno una destra forte, cioè non sogno una destra all'interno dello Stato italiano, perché la destra c'è sempre stata da 30 anni a questa parte, quindi cioè, l'ultimo mio sogno è vedere ancora destra o sinistra all'interno di questo Stato, insomma. Ma non sono di destra, io mi definisco fascista. Salve, posso lasciare un volantino? Siamo di Casa Pound, ci stiamo presentando alle elezioni europee e stiamo facendo una raccolta firme. Qui sono alcune delle nostre proposte. Guarda, mi leggo e poi... Perfetto, caso, okay. Buona giornata. Signora, posso lasciare un volantino? Siamo di Casa Pound. Buonasera, posso lasciarle un volantino? Yes, I can. So can you explain what this is about? At this condition we would like to get out of the euro system. La firmo qua, per favore. Ti ringrazio. Grazie. Ciao, buona giornata. Can I take picture? Where are you from? I'm from America. Oh. Noi ogni volta che facciamo una conferenza facciamo un'affissione sul quartiere. La prossima è su Bukowski, l'11... Bukowski. Bukowski, tutto c'entra con noi. Tutto il contrario. La mia famiglia è tutta molto a sinistra, quindi ho creduto in delle idee che mi hanno deluso e quindi diciamo ho fatto un altro tipo di percorso. L'esperienza fascista per me è stata un'esperienza che ha veramente portato questo paese comunque a un livello di riconoscimento internazionale. Per me un leader deve essere sincero, ecco, una cosa che manca completamente nel panorama politico italiano, ma soprattutto deve credere nella possibilità di rivalsa che ha questo popolo, che per noi è capace di fare delle cose eccezionali. Questi sono i riferimenti, se vogliamo, storici, culturali, artistici di Casa Pound, da Giulio Cesare a Dante, ma anche a Trilussa. Vabbè, Mussolini comunque è anche abbastanza, forse è il più scontato, se vogliamo, lo stesso Pound che dà il nome alla nostra occupazione. Ma ci sono alcuni nomi che non sarebbe forse scontato trovare a Casa Pound per chi ci conosce solo superficialmente. Anche Kerouac, a suo modo, è un pensatore che è vicino a noi. C'è un forte sentimento anti-euro e anti-Unione Europea fra gli italiani oggi, e sicuramente la vittoria della Le Pen è stata presa da tanti come una possibilità. Una coalizione fatta di partiti sul 4%, 5% è impensabile con l'attuale legge elettorale. Quindi la legge elettorale probabilmente porterà ad una novità, che sarà forse un nuovo soggetto,
in grado di contenere tutto questo mondo, diciamo così, di euroscetticismo, di nazionalismo, di persone che vogliono un'Italia sovrana. Per partecipare a un soggetto comune o per partecipare a un'alleanza elettorale, Sapound non può stare laddove appunto non c'è una chiarezza sugli intenti, laddove ci venga chiesto ad esempio di rinunciare alle nostre radici politiche che sono collegate direttamente col fascismo italiano. Bisognerebbe iniziare a ragionare, per quanto riguarda i movimenti di destra, la Lega, Fratelli d'Italia, noi tutti quanti, di poter stare fuori dal centrodestra. Io credo che limitare i contenuti di Fratelli d'Italia al recinto ideologico della destra sia limitante. I ragazzi cercano sicuramente una figura di riferimento forte e determinata. La fascinazione che il popolo ha, secondo me, nei confronti di una figura così carismatica è genetica dell'Italia, ma in realtà anche di altri paesi. Marine Le Pen, secondo me, per questo piglio decisionista piace esattamente per questo motivo. Credo che questo sia il momento nel quale una figura come quella di Giorgia possa realmente stravolgere gli schemi tipici della politica italiana. Certo, fa impressione vedere una ragazzina che entra dentro una sezione del movimento sociale. Insomma, io ho aperto la porta della sezione e ho visto sta ragazzetta che veniva come me dalla Garbatella e insieme siamo usciti in affissione la notte, attaccavamo manifesti mentre l'estrema sinistra ci cercava per tutto quanto il quartiere. Io sono uscito dal movimento sociale quando è diventata Alleanza Nazionale e quando ha preso delle posizioni forti contro il fascismo, però almeno so che lei è una militante, so che è una persona che ha avuto un percorso e potremmo rincontrarci, ripeto, se loro hanno fatto questo passaggio all'interno del PDL, oggi sono usciti, vogliono stare fuori dal centrodestra e vogliono lottare esclusivamente per l'interesse nazionale, possiamo dialogare. All'interno del centrodestra no, quindi è questa la condizione sine qua non per parlare con chiunque.